io volevo testimoniare diciamo di un pochettino quello che negli ultimi tempi è accaduto, diciamo, nella mia casa. Diverso tempo fa Antonio ci disse una profezia proprio come famiglia, quando Antonio veniva a farci visita, in questo tempo Dio ha realizzato questa parola che si vede sentire tramite Antonio. Disse proprio, parlava proprio sulla nostra vita di un bambino che si chiamava Io l'ho voluto. Io, parlando con Antonio, perché in realtà dal momento in cui Antonio disse questo, cercavo nella parola di Dio una parola, un nome da dire Io l'ho voluto, di associarlo a quello che Dio voleva dire per la nostra famiglia. E parlando con Antonio lui mi disse che era per questo Io l'ho voluto, questo Io l'ho cercato, questo era un desiderio di Dio, questo bambino arrivava in un momento particolare nella nostra famiglia. Come infatti cos'è successo? È una notte quando io chiedevo a Dio sempre Io l'ho voluto, no? Che quando Dio ti dice una parola, quello è. E dopo una notte Dio mi parlò, mi disse che era una bambina. Io dicevo sempre qualcosa, era il maschio. Dio mi ha detto che era una bambina. E stessa quella notte Dio mi diede il nome, perché se qualcuno mi sembra perché desiderato da Dio. Quindi è veramente qualcosa che è venuto dal cielo per la nostra famiglia, in un tempo particolare come il Signore ci parlò attraverso l'Antonio. E veramente volevo testimoniare questo, io avevo promesso di testimoniarlo dopo la strutturale. E lo sabato scorso non è stato possibile perché il bambino non stava bene. È qualcosa di eccezionale, perché quando Dio parla, le promesse di Dio sono sì e amen. Quando Dio ci disse questa parola, io mi ricordo, ci vedemmo la sera, io tornai da lavorare e mi arrivò questa notizia, io l'ho voluto, ok Signore, tu lo vuoi, amen. E io l'ho voluto, anzi, una bambina che crediamo, come Dio ci ha parlato più di una volta, i nostri figli serviranno Dio più di noi, amen, noi vogliamo credere. E veramente voglio ringraziare Dio per la Chiesa, per il pastore e per ognuno di voi. Continuate a pregare per il locale, non vi dimenticate di questa cosa, poi Dio un domani me lo dirà, Dio un domani mi dirà chi sta pregando e chi non sta pregando. Non sto scherzando, però continuate a pregare per il locale, perché io non voglio che passi quest'anno senza un ordine. Quindi dico continuiamo a pregare. E Dio sta facendo cose straordinarie, ok? E io non so se la tua vista spirituale com'è, non lo so, però pregate, apri più una parentesi, pregate anche per questa opportunità che Dio ci sta dando ad Ercolano. Quanti si impegneranno a pregare? 1, 2, 3, 4, già 4 sono 5. 5 persone, 6, 7, molto buona preghiera del giusto fatta con efficacia, ok? Quindi pregate per il colano, perché stiamo avendo la domenica anche il culto D, vi dico che non è facile muovere tutte le energie, però grazie a Dio stiamo creando una ottima squadra, ok?
Quindi tutti dobbiamo lavorare. Ci siete? Quindi nel regno di Dio, nell'ufficio di collocamento del cielo, non c'è sta crisi, non c'è sta. Si cercano operai. Quindi è come la chiamata alle armi. Prima o poi ti arriverà, non il congedo, ma prima o poi ti arriverà la chiamata. Ok? Quindi preghiamo, preghiamo per tutto. Ok, voglio andare al messaggio. Naturalmente martedì insegnamento, sabato prossimo culto tranquillamente. Voglio andare al messaggio. Sapete, voglio iniziarlo in questo modo. Voglio iniziare in questo modo. È molto più facile accendere il fuoco che mantenerlo acceso. Non so se avete mai fatto, quanti hanno un camino più o meno? O hanno mai acceso un fuoco? Nessuno, solo me. Come, è facile, no? Accendere un fuoco. Basta mettere magari un po' di spirito o qualcosa. Però poi, ahimè, com'è difficile mantenere il fuoco acceso. E molte volte, fatemi passare questo termine, nella nostra vita, parlando in una maniera spirituale, non ci vuole niente ad accendere il fuoco. Ma il difficile è mantenere il fuoco. Magari facciamo un evento bello, viene chissà chi, Dio ci incoraggia, Dio ci, oppure come dire, il pastore domenica, sabato, venerdì, e in qualche modo wow! Però poi molte, non so se avete fatto questo tipo di esperienza, molte volte è difficile poi mantenere questo fuoco acceso. Grazie Filippo, hai proprio bisogno. Grazie per Filippo. Quindi venite con me in Luca 24, voglio parlarvi di una storia che tutti conosciamo. Sono i discepoli di Emmaus. Quanti conoscono i discepoli di Emmaus? Luca 24, quelli che hanno preso già Luca 24 dicono amen. Naturalmente non posso leggervelo proprio tutto, ma voglio farvi capire alcuni punti cruciali, se così posso dire. Ok. Luca 24 dal versetto 13, la Bibbia dice così: or ecco, in quello stesso giorno due di loro se ne andavano verso un villaggio di nome Emmaus, distante 60 stadi da Gerusalemme. 60 stadi più o meno un 12 chilometri super giù. Ed essi parlavano tra di loro di tutte quelle cose che erano accadute. Ok, c'erano questi due discepoli, non erano credenti, cioè erano discepoli, cioè persone che erano state con Gesù. E loro stavano a Gerusalemme, però stavano andando a Emmaus. La Bibbia dice che stavano parlando tra di loro, stavano discutendo tra di loro. Quando abbiamo letto in quello stesso giorno, no? Qual era il giorno? Cioè, il giorno dove Gesù era risorto, era risuscitato. E in quella settimana a Gerusalemme era capitato di tutto. Era capitato di tutto. Cioè Gesù che era stato accolto in una maniera trionfale, vi ricordate? Quanti si ricordano? Qualcuno si ricorda. Era stato acclamato come un re, aveva trasmesso il comandamento dell'amore, tutto in quella settimana. Durante la cena per la Pasqua ha rivelato il valore del servizio con la lavanda dei piedi.
ha garantito la sua presenza reale spezzando un pane e versando del vino, vi ricordate? È stato arrestato, ha sopportato tradimenti e rinnegamenti, è stato arrestato, processato, condannato a morte, trafitto su una croce, sepolto. Guardate in questa settimana quante cose sono successe. E potete immaginare un attimo questi due discepoli che avevano vissuto tutto questo, che erano stati con Gesù, che loro aspettavano il Salvatore, e loro nella loro mente aspettavano il Salvatore come un guerriero, come un condottiero, comunque lui proprio. Quindi nella loro mente era finito tutto. Cioè loro avevano questa speranza, no? Gesù è qui, Gesù, siamo stati con lui, abbiamo visto gloria, speranza, abbiamo visto la salvezza, la guarigione, i miracoli, abbiamo visto di tutto, e poi all'improvviso, e che fa Gesù? È tutto finito. E questo era Gesù. Quindi, come dire, nel giro di una settimana sono sfumati progetti, speranze e illusioni, tessuti pazientemente in 3 anni di sequela fedele e attenta. Tutte le cose che abbiamo costruito, per le quali ci siamo spesi, ci siamo dati, per le quali abbiamo sudato, lottato e pianto, per le quali abbiamo anche rischiato, ci siamo esposti, sono definitivamente sigillate e oscurate dietro quella grande pietra rotolata contro l'entrata di quel sepolcro nuovo, scavato nella roccia. Questi sono i discorsi di due persone che, dopo aver vissuto un'esperienza affascinante ed esaltante con Gesù, si ritrovano soli, abbandonati, sconfitti, e decidono di abbandonare il cuore di questa vicenda per dirigersi verso il definitivo ritorno alla realtà di prima, al quotidiano di ogni giorno. Ascoltatemi bene. Questi due discepoli stavano pensando a tutto questo. Questi due discepoli che avevano iniziato con fuoco, gioia, speranza, si erano dati per quel progetto, per quella situazione, per quella gloria. Due uomini che si erano dati, due discepoli con tutto il suo cuore. Non so se ti è mai capitato di dare tutta la tua vita per qualcosa, per una chiesa, per un progetto, per qualsiasi cosa, e poi all'improvviso questi discepoli non credenti, due uomini che avevano conosciuto Gesù, stavano esattamente dicendo questo. Come? 3 anni appresso uno che poi è morto? E la Bibbia è straordinaria. Questo è uno dei capitoli, io credo, straordinari. E al versetto 15 dice: or avvenne che, mentre parlavano e discorrevano insieme, Gesù stesso si accostò e si mise a camminare con loro, ma i loro occhi erano impediti dal riconoscerlo. Mio Dio, come si fa? Discepoli che sono stati con Gesù per 3 anni, che hanno visto la gloria, che hanno visto la speranza, che hanno contemplato Gesù, unico e vero e solo figlio di Dio, non riconoscerlo. Non ti fa uno strano effetto? Io voglio dirti una cosa: nel mentre che tu discorri la tua vita, nel mentre tu pensi che non ci sta niente da fare, nel mentre tu ti guardi dentro e vedi solo depressione, amarezza, offesa e critica, e come dire, ho
è che da Gerusalemme andiamo verso Emmaus. E Emmaus è la città che significa è la nostra umanità. E Gesù si avvicina a noi, come si è avvicinato a questi due discepoli, e noi a volte non lo riconosciamo. Quindi il problema non è se Gesù si avvicina, il problema è che noi non lo riconosciamo. Sapete perché? Perché siamo troppo presi dalle nostre... Ah, se stava Gesù qua. Ah, se Gesù, fratello, sì, tu mi parli di fede, ma tu non sai io che sto passando. E quando Gesù si avvicina, questi due che dicono, Gesù dice, ma di che cosa state parlando? Questi due quasi sbalorditi dicono, ah, ne parla tutto il mondo, ma tu vieni da Marte. Cioè tu sei l'unico possibile, che sei l'unico che non conosce quello che sta succedendo o quello che è successo. Ci siete? Versetto 19 dice, ed essi disse loro, quali discorsi? E gli dissero le cose di Gesù di Nazareno, che era un profeta, un potente, potente in opere e parole davanti a Dio e davanti a tutto il popolo. E raccontavano, no, un po' di quello che avevano, delle cose che avevano vissuto, le raccontavano a chi? A Gesù. Guardate Gesù come scende al nostro livello. Gesù, noi camminiamo per la via di Emmaus, cioè camminiamo per la via dello scoraggiamento, della desolazione, della depressione, e quando siamo depressi tendiamo a fare una cosa, lo posso dire? C'è chi ha altri depressi. Sì. Attenzione, Gesù ama le persone depresse, non sto dicendo che... Ma c'è qualcosa nella nostra anima? C'è qualcosa nella nostra anima che scatta a volte? E invece di rimanere a Gerusalemme, dopo vi spiego una cosa, tendiamo sempre ad andare verso il cammino per il Maus. Cioè, mi prendo un altro depresso e mi metto verso il Maus e mi faccio pure i 12 chilometri a piedi. Fratello, ah, tu mi stai raccontando questa cosa, però tu non sai quello che io sono. Gesù non è qui, Gesù forse si è dimenticato di me e cammini, e Gesù sta in mezzo a voi due. So che siamo talmente presi, siamo talmente concentrati su quello che stiamo vivendo, che Gesù sta a fianco a te, tu non lo vedi? Qui non sta parlando di due credenti o di due persone strane, ma sta parlando di due discepoli. E Gesù si avvicina e come si fa a non riconoscerlo? E addirittura al versetto 22, questi due che erano per la via di Emmaus dicono a Gesù, in quell'istante per loro era un forestiero, dicono, ma anche alcune donne tra di noi che ci hanno fatto stupire, perché essendo andato di buon mattino al sepolcro e non avendo trovato il suo corpo, sono tornate dicendo di aver avuto una visione di angeli, i quali dicono che egli vive. Questi due erano stupiti. Lo sai che tu puoi essere stupito e continuare a non credere? Tu ti puoi meravigliare delle cose che Gesù fa e continuare a non credere. Perché? Perché stai andando verso la via di Emmaus, che è la via dello scoraggiamento, della lamentazione, che è la via dove non riesci a vedere Gesù, perché sei talmente preso con le tue situazioni che Gesù stesso ti ha
è a fianco a te, tu non lo vedi. Questo era il maestro che doveva salvarci, che doveva portare una nuova cosa. E dove sta? E la Bibbia dice che Gesù, al versetto 25, dice: allora egli disse loro: ho insensati e tardi di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno detto. Non doveva il Cristo soffrire tali cose e così entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Ascoltatemi bene. Come si avvicinavano al villaggio dove erano diretti, fece come se dovesse andare oltre. Guardate Gesù com'è simpatico. Stava con i discepoli, dopo che aveva detto loro tutta la legge Mosè, ma nemmeno proprio, cioè erano troppo presi. Allora Gesù a molte volte che fa? Fa finta, fammi passare questo termine, di andare oltre. Gesù, Dio, in questo tempo sta cercando persone, ascoltami bene, sta cercando uomini e donne che non lasciano Gesù andare oltre, ma che dicono, versetto 29, ma essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno è già declinato. Egli dunque entrò per rimanere con loro. Vi ricordate una storia nella Bibbia che ci fu un uomo che lottò come se lottava con Dio e disse: io non ti lascio andare fin quando tu... Chi era? Giacobbe. Corrado Sambi ha fatto anche un canto bellissimo, tra l'altro. E ci stanno ancora uomini e donne oggi, non ieri, non domani, oggi, che dicono: Gesù, io non ti lascerò passare oltre. Io ti costringo a venire da me, a stare con me. Perché? Perché io voglio te. E ancora questi non riconoscevano, ancora stavano, secondo me stavano dicendo: ma non stiamo capendo niente. E al versetto 30 dice: come egli si trovava a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse e dopo averlo spezzato lo distribuì loro. Allora gli si aprirono i loro occhi e lo riconobbero, ma egli scomparve dai loro occhi. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva il nostro cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per la via e ci apriva le scritture? E in quello stesso momento si alzarono e ritornarono dove? A Gerusalemme, dove trovarono gli undici e quelli che erano con loro riuniti insieme. Costoro dicevano: il Signore è veramente risorto, è apparso a Simone. Essi allora raccontarono le cose avvenute loro per la via e come li avevano riconosciuto allo spezzar del pane. Questi due non avevano riconosciuto Gesù quando era a fianco di loro, ma lo avevano riconosciuto quando Gesù spezzò il pane. E Gesù questa cosa quando l'aveva fatta? Questo ha dato, ha aperto il cuore, segnati questa cosa, ha aperto il cuore di due discepoli. Perché è quando tu riconosci quello che Gesù ha fatto nella tua vita, su quella croce e in quella tomba, allora il tuo cuore si apre e riconosce Gesù come l'unico e vero Dio.
questi due discepoli riconoscono che Gesù era colui che era venuto, che aveva dato la sua vita, che era risorto. Quindi che cosa fanno? Vanno a raccontare, tornano, come dire, siamo appena arrivati ad Emmaus, hanno capito che Emmaus non faceva per loro, sono ritornati a Gerusalemme, che Gerusalemme è il luogo della speranza, era Gerusalemme il luogo della gloria, era Gerusalemme il luogo della presenza, era Gerusalemme il luogo della guarigione, della liberazione, della salvezza. Gerusalemme era il luogo dove Dio ti aveva e ti ha destinato, cioè alla presenza sua. Molte volte molti credenti si trovano ad Emmaus. Io ti dico che ad Emmaus non compirai mai le promesse di Dio, perché è a Gerusalemme che si compirà quello che Dio già ti ha dato e già ti ha promesso. Amen. Gerusalemme è il luogo della grazia, è il luogo dell'amore, è il luogo dove non c'è critica, è il luogo dove si fa gara per amarsi, è il luogo dove si combatte l'uno accanto all'altro. Questo è Gerusalemme. E dopo che Gesù fa delle cose, questi due vanno dagli altri discepoli insieme che erano radunati lì e fanno casino: abbiamo visto Gesù, bla 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 bla. Poi all'improvviso, versetto 36 dice: ora mentre essi parlavano di queste cose, Gesù stesso comparve in mezzo a loro e disse loro: pace a voi. Guardate il versetto dopo, la Bibbia è straordinaria. Ma essi, terrorizzati e pieni di paura, pensavano di vedere uno spirito. Cioè Gesù, dopo che aveva fatto tutto, ricompare di nuovo, e questi che fanno? Sentono paura. E potete immaginare Gesù? Dice: mamma mia, ma io che devo fare più? Cioè io non so che fare più. Allora egli disse loro: perché siete turbati? Perché nei vostri cuori sorgono dei dubbi? Guardate le mie mani, guardate i miei piedi, perché sono io. Toccatemi e guardate, perché uno spirito non ha carne e ossa, come vedete che ho io. E detto questo mostrò loro mani e piedi. Ma poiché essi non credevano ancora per la gioia ed erano pieni di meraviglia. Si può essere nella gioia, essere meravigliati e non credere. Tu vuoi vedere miracoli, tu vuoi vedere un morto risorto e non credere. Guardate un po' che è successo. Versetto 41. E Gesù disse loro: avete qui qualcosa da mangiare? Ed essi gli diedero un pezzo di pesce arrostito, secondo me era pure buono, e un favo di miele. Ed egli li prese e mangiò il loro presente, mangiò il loro presente. Poi disse loro: queste sono le parole che vi dicevo quando ero ancora con voi, che si dovevano adempiere tutte le cose scritte a mio riguardo nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi. Versetto 45, importantissimo. Allora aprì loro la mente perché comprendessero le scritture. Voglio farti una domanda. C'è stato un momento dove Gesù ha aperto il loro cuore? E c'è stato un momento dove Gesù ha aperto la loro mente? Voglio dirti una cosa: per fare l'opera di Dio non basta solo il cuore. Ci siete? Perché il cuore mi parla di emotività, e molte volte l'emotività ti porta sulla via del mosso. Molte volte quando ci metti solo il cuore, ci hanno fatto pure un libro: va dove ti porta il cuore. No, non andare dove ti porta il cuore, fidati, perché il cuore inizia più meno ma basta, dice la scrittura. Ma molte volte non serve solo il cuore per servire Dio.
Ah, ma io ho capito quella cosa. No, 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 io ti dico che non hai capito niente. Perché c'è bisogno che Dio apra la nostra mente. E solo che dopo che Gesù aprì la loro mente, disse: così sta scritto e così era necessario che il Cristo soffrisse e risuscitasse da morte il terzo giorno, che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da dove? Da? Questi due volevano cominciare da Emmaus? No, 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 il posto loro era Gerusalemme. Ora voi siete testimoni di queste cose ed ecco, io mando su di voi la promessa del Padre mio, ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. Io voglio dirvi una cosa e vado verso la conclusione. Non basta essere solo discepoli di cuore, quant'anche è importante. A volte mettiamo, voglio dirvi una cosa, in questo mondo va molto di moda l'amore geloso. Non so se l'amore, come dire, umano, l'umanismo, si può dire, un amore dove, che ne so, non devi dare lo schiaffettino al bambino, che poi il mazzo e il panello fanno i figli bene, se si è aperta così. È come dire, quell'amore dove, faccio un esempio, non puoi parlare dell'omosessualità perché molti dicono: ma quello c'è amore tra di loro. Quindi questo amore molte volte lo usiamo nella chiesa come discepoli. Fratello, non ti preoccupare, basta che ci sta l'amore, poi come va? No, 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 no. Certo che ci deve stare il cuore, certo che ci deve stare l'amore, ma voglio dirti una cosa: se tu credi solo col cuore e non con la mente, avrai problemi. Sai perché? Perché quando leggi la Bibbia non capisci niente. Dici: ma che significa questo? Ma che significa questo altro versetto? E vai al manicomio. Ma quando col cuore credi e con la mente sai, allora è diverso. Ah, qualcuno può dire: vabbè, ma io allora basta che conosco la Bibbia. Puoi anche conoscere tutta la Bibbia e non conoscerne l'autore. Questo è un problema. Puoi conoscere tutta la Bibbia a memoria e non conoscerne chi l'ha scritta. Dove ti porta questo? Quindi se Gesù stava aprendo la mente ai discepoli, quanto più a noi dobbiamo pregare: Dio mio, apri la nostra mente, perché noi comprendiamo che la nostra chiamata non è per la via di Emmaus, ma è per la via di Gerusalemme, perché dove è scesa la Pentecoste? A Gerusalemme. Se tu passi la tua vita ad Emmaus, quello che succede è una continua lamentazione, e la lamentazione produce frustrazione, e la frustrazione produce depressione, e la depressione produce udottura. Mentre se stai sulla via di Gerusalemme, oh, ascoltami bene, puoi passare un momento che ti viene nella tua mente di dire: ma quasi quasi io qua non vedo più niente, ma io ho sperato in quella cosa per anni, ma quel profeta mi disse quella profezia, ma io stavo credendo in quella guarigione, ma io, ma me ne vado proprio per la via di Emmaus. Basta che trovano un fratello che la pensa come a te, accoppiata vincente, tutti e due per la via di Emmaus. E molte volte non solo trovi un fratello, trovi pure una sorella, ti fai un gruppo di lode, ti scegli un predicatore e tutti per la via di Emmaus, e fai una processione. Quindi può capitare un momento, ma ricordati questo, che Gesù, che è l'uomo più gentile, più sensibile che esiste sulla faccia della terra, lui sempre verrà incontro al tuo cammino. Mm-hmm.
sta parlando, mi ascolta. Sì, ok, parlate. Ah, Gesù, ma sei tu che sei forestiera, ah, come tu non sai quelle cose. Ah, guarda, fratello, scusa, visto che sto passando, certo. Gesù ti aspetta, Gesù ti aspetta, e poi aspetta quel momento che tu stai in silenzio. Lui viene al tuo cuore e ti dice una sola parola, una che è dolce, mansueta, è la tua vita. Dice, ok, torno a Gerusalemme. Vuoi rimanere ad Emmaus o vuoi ritornare a Gerusalemme? In Gerusalemme avrai, c'è la tua chiamata, in Gerusalemme c'è la tua Pentecoste, in Gerusalemme ci sono i tuoi doni, in Gerusalemme ci sono i tuoi fratelli, a Gerusalemme c'è la tua vita. Quindi che cosa vogliamo fare come chiesa? Andare verso Emmaus o verso Gerusalemme? E io voglio sinceramente che Dio apra il mio cuore e la mia mente. Amen. Non pensate che non è importante che Dio apri la nostra mente, perché la conoscenza fa bene. Quanti credono che la conoscenza fa bene? La Bibbia dice che il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. E voglio dirvi una cosa, non è una conoscenza di cuore, perché tutti noi crediamo, io so, mi conosco. Se io ti dico credi in Gesù, quanti credono in Gesù? E allora se tu credi in Gesù devi anche conoscerlo, e non lo puoi conoscere nel cuore, perché nel cuore già ce l'hai, devi conoscere qua. E Gesù aprì loro là, e dopo che ha aperto la mente, che successe? Gli disse, ehi, ora capite che queste cose dovevano avvenire, ora andate là, andate a Gerusalemme, aspettate la Pentecoste, e dopo di questo andate e fate miei discepoli. Wow, straordinario questo. Io non voglio rimanere ad Emmaus. Se tu ci sei, io ti dico, Gesù è qui questa sera per ricordarti a Gerusalemme. Se tu ti stai vedendo come quei due che erano lì, che avevano, come dire, perso ogni cosa, ogni speranza, e l'avevano messa, e credevano che era ogni cosa messa nella tomba, io ti dico che Gerusalemme è ancora a disposizione, che lo Spirito Santo è ancora qui questa sera per farti ritornare a Gerusalemme, per darti la gloria, l'unzione, la chiamata, il ministerio, per edificare la tua vita, la tua casa, la tua famiglia, per edificare te, tuo marito, tua moglie, i tuoi figli, per edificare quello che tu stai edificando. E lascia che ti dicano quello che vuoi, ma se tu stai sulla via di Gerusalemme, lì non ti toccherà nessuno. Amen. Sai perché nessuno può toccarti? Perché è Dio che ti ha detto vai a Gerusalemme. E se tu sei sotto le ali di Dio, ehi, quando qualcuno vuole te deve parlare con tuo padre. Voglio lasciarti con questa immagine. Puoi immaginarti che stai camminando per strada con un leone invece di un cagnolino, con un leone al tuo fianco? Come cammineresti così? O cammineresti con un bel leone, però quelli là proprio, avete mai visto? Quelli là proprio leoni, cioè proprio con la, un leone uomo, al tuo fianco come cammineresti? No, e puoi camminare così verso la strada di Gerusalemme? Io credo in questo tempo che Dio più che mai sta parlando al cuore della sua chiesa. Quindi non vederti, come dire, non guardare solo il tuo piccolo orticello, ma Dio sta facendo qualcosa di straordinario nella nostra nazione. Lui sta chiamando ad uscire fuori
una chiesa che dice: Gesù, non passerai oltre, perché noi non ti lasceremo andare. Amen. Amen. Amen.